Ciao a tutti, bentornati nel mio canale con un nuovo video. Indovinate? Avete già letto dal titolo? Svuota la spesa? Vi ho stupito però con svuota la spesa a Carrefour. Perché questa matta è andata al Carrefour? Vi domanderete, che è molto 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 caro. Perché semplicemente avevo un buono sconto di 15 euro su una spesa di 70 euro. Quindi ho ragionato un pochino perché, appunto, come vi dicevo in precedenza, il Carrefour ha dei prezzi comunque molto alti, essendo che adesso comunque sono abituata ai prezzi del discount come l'Eurospin, si fa fatica, no, a comprare in posti dove si vede che c'è troppa differenza di prezzi. Infatti io non sono riuscita a fare la spesa che avrei voluto fare per un discorso di quello che realmente avrei avuto bisogno. Perché comunque notando i prezzi vedevo che erano troppo alti rispetto all'Eurospin, quindi ho deciso di fare un altro tipo di spesa, ovvero diciamo la spesa, no, che solitamente avrei diciamo fatto all'Esselunga, anche se qualcosa in particolare non ho preso perché all'Esselunga ci sono le offerte sulle cose che prendo di solito lì, in più ho un altro buono sconto di 6 euro anche sull'Esselunga. Quindi approfittiamo quando ce li abbiamo perché non dobbiamo usarli, se ovviamente dobbiamo fare la spesa e comprarci. Lo ragioniamo un attimo e cerchiamo di fare una spesa intelligente. Io ho cercato di farla con questo sistema. Quindi bando alle ciance, appunto, vi dicevo, l'importo minimo della spesa doveva essere 70 euro. Tra l'altro ci siamo stati dentro, ma perché siamo stati attenti, vi ripeto, perché comunque non volevo andare oltre, no? Perché non conveniva. Quindi noi abbiamo speso infatti 70 euro e 79, sì, e in realtà ho pagato 55 e 79. Tra le altre cose ho preso tutte cose in offerta, ovviamente, e erano anche delle buone offerte perché su come sconto in totale sullo scontrino di sconti ho avuto 21 euro di sconto. Quindi diciamo, certo uno compra sempre le cose in offerta, però tutto sommato non è andata male, anche se la quantità non è tanta, ovviamente. Iniziamo. Quindi, la mia spesa consiste appunto in soli due borsoni, sono comunque pieni, poi abbiamo lo Scottex e questo qua che sono i detersivi. Iniziamo subito con i detersivi che ho preso. In offerta c'era la linea dell'omino bianco, tra cui muschio bianco e Marsiglia. Io ho scelto il Marsiglia perché comunque rimane più neutro il profumo. E avendo comprato giorni scorsi l'ammorbidente della, oddio, come si chiama quella? Dei Tesori d'Orienti, ok? Volevo un sapone neutro che mantenesse comunque, sentisse bene il profumo dell'ammorbidente. Allora, questi sono comunque flaconi grossi da 40 lavaggi ciascuno, quindi 120 lavaggi per 7,99 euro. Quindi io, diciamo, con i detersivi per la lavatrice per un bel po' di tempo sono a posto. Quindi, diciamo, mi è convenuto perché appunto è un'ottima offerta. Poi 2,25 euro o 2,15 ho preso lo Scottex che compro di solito, che è questo qua, Foxy Mega, perché mi trovo bene, che sono belli resistenti e belli assorbenti, ed è il rotolo quello grande, quindi comunque sia tendenzialmente io preferisco questi qua che non quelli diciamo sotto costo dei discount, perché sono sottili e ce ne vogliono tantissimo. Usandoli io anche come tovagliolo proprio di carta a pranzo e cena, mi serve un buon tovagliolo, diciamo. Poi quindi ho preso appunto le cose che ogni tanto vado a comprare proprio al Carrefour perché le trovo solo lì, come per esempio queste qua che sono le frittelline di merluzzo. Queste qua diciamo sono congelate e io le compro, le rifaccio, si possono sia friggere che fare al forno e sono veramente deliziose e piacciono anche alla bimba, così diciamo così riesco a dare il pesciolino. E quelle là, scusate, il prezzo sono 3,52 e sono 370 grammi. Poi ho preso una vaschetta di pesce surgelato per preparato, diciamo per lo scoglio, lo spaghetto allo scoglio, e questo sono 4,76 euro per 458 grammi. Perché ho preso questo? Questo è completamente da cucinare, nel senso non ha già condimenti come quelli che si comprano solitamente nel reparto surgelati classici dei supermercati. Però questo qua tutto sommato è più conveniente perché di solito comunque sia il prezzo di quelli lì si aggira intorno ai 250 grammi o
270 grammi o 350 grammi. Questo comunque sono 100 grammi in più o 150 grammi in più e arriva al prezzo che hanno di quelli lì, perché diciamo che quelli delle marche più conosciute nei supermercati come appunto Esselunga o Conad a prezzo pieno si aggirano intorno a questo prezzo, quindi questo diciamo è conveniente. In realtà non l'ho mai provato. Il pesce comunque surgelato del Carrefour devo dire che comunque è buono perché mi è già capitato di provarlo e quindi penso che non ci siano problemi e c'è un po' di tutto. E qui si può decidere appunto anche come cucinarlo, senza trovarsi magari pomodoro, non pomodoro, sa chi piace o non piace. Poi ho preso, questa è una cosa che non compro mai, infatti non so neanche come cucinarla, ovvero la sogliola. 3,90 € per 178 grammi, quindi io non l'ho mai fatta la sogliola, se avete qualche consiglio su come cucinarla, ovviamente in maniera leggera, non fritta, fatemelo sapere. Poi, questi qua, questo prezzo erano in offerta a 2,11 € e sono bucconcini di salsiccia per 320 grammi, che qua non è male come prezzo, questi li ho pensati per o il fagiolo all'uccelletto oppure una pasta con la salsiccia. Poi ovviamente andrò a congelare, a porzionare. 4,399 € stavano i fusi di pollo, considerate che sono 950 grammi, quindi comunque diciamo ci si può stare un buon prezzo. Poi anche qui ho preso le seppioline a quasi 500 grammi, 4,13 €. Quindi comunque anche questo è un buon prezzo perché quelli già confezionati che compro di solito, forse anche gli stessi dell'Eurospin, come peso sono di meno. Ovviamente costano un pochino di meno, però hanno molto peso in meno. Quindi anche qua diciamo si è un po' risparmiato. Poi ho preso, ovviamente lì si va sulle offerte con quelle cose di marca, e c'era il tonno, ma riaperto, che tra l'altro questo tonno è molto molto buono. 8 lattine per 4,89 € se non ricordo male, che qua quindi comunque è un ottimo prezzo. Poi vabbè, ho preso lo zucchero, quello devo dire che costa uguale, diciamo dappertutto, sui 70 centesimi. Idem i succhi di frutta, ho scelto quelli diciamo più economici che si trovano comunque allo stesso prezzo del discount, ovvero 99 centesimo per 6 e l'ho presi alla pera, poi ce n'è un altro. Poi la mia fortuna è stata che c'erano delle svizzere, diciamo degli hamburger in scadenza di pollo, quindi oltretutto li ho pagati al 50%, quindi ho risparmiato ancora di più. Infatti costavano tipo 2,60 € e li ho pagati appunto la metà. Considerando che scadono il 19, oggi comunque è il 17, io comunque li congelo per cui sono a posto. E ne ho presi appunto due confezioni di questi, di questa marca qua, Amadori. E anche qua c'era l'unico, tra l'altro, dell'Aia, sempre che scadeva il 19 al 50, mentre gli altri, ad esempio, avevano scadenza un pochino qualche giorno dopo, non erano in offerta. Quindi anche qua, diciamo, ho risparmiato. Poi c'era in offerta il petto di pollo al chilo, che stava appunto, invece che 8,99 stava a 6 e qualcosa, che poi infatti qua lo sconto io pensavo di averlo pagato così, infatti non mi quadrava tanto. Invece poi alla cassa mi ha applicato a mano il 25%, infatti l'ho pagato 8 € e qualcosa per 1,164 kg. Quindi l'unica rottura è che questo è ovviamente da tagliare. Ne ho preso solo uno, dico la verità, avrei voluto anche prendere due, ma perché non lo riusciamo mai a tagliare bene, quindi sprechiamo un po' le fettine. Quindi diciamo l'unica pecca è questa qua per noi che non siamo capaci, però questa volta ci impegneremo e vediamo. Quindi comunque ci verranno un bel po' di fettine, ci mangeremo qualche volta. Poi mi hanno dato tra l'altro alla cassa un altro buono da 15 € su una spesa di 70 € che va diciamo da domani o dopodomani fino ai primi di ottobre. Quindi se proprio volessi usufruirne ancora non lo so, poi ragionerò quando sarà il momento, vediamo. In più mi hanno dato anche questi sconti fai da te che sono appunto per questi 3 giorni che si applicano su determinate cose che sono scritte qua. Abbiamo preso anche un pezzetto di questa focaccia qui. Questo è 1,44 €, quella semplice che è un pochino più morbida per fare la merenda alla bimba.
mentre mio marito si è presa questa qua spaccadenti che è croccantina. Infatti questa viene un pochino di più, più pesante, e viene 2,21. Pan carré sui 52 centesimi. Non ho preso quello da tramezzini perché mi rifiutavo, perché appunto costava troppo rispetto a quanto lo pago all'Eurospin ed è quelli piccolini, quindi non l'ho preso. In realtà mi serviva quello, ma ho preferito prendere questo qua. Poi questi qua non li ho mai provati, ci pranzerò. 2,59 burger appunto vegetali, questi sono con bulgur, broccoli e pomodori secchi. Poi 1,14 mi sembra i funghi champignon già tagliati. Poi 3,79 in offerta l'olio, diciamo che ho visto in generale che il prezzo più basso era lì e quindi l'ho comprato lì, non c'è nulla di a meno di 3 euro di questi qua quantomeno buoni, per cui l'ho preso un litro. Poi 1,89 invece l'olio di semi, che io più che per friggere uso per fare i dolci. 1,15 euro succo di frutta alla pera nella bottiglia. Gli altri 99 centesimi appunto succo alla pesca. Ed infine a 3,50 euro ho preso la bellezza di 5 kg di patate. Visto che ero senza, adesso comunque si usano anche da fare semplicemente anche bollite. Ne ho prese un po'. Niente, quindi questa era la mia spesa più questo. Appunto, solo, diciamo, ecco, l'ho fatta ragionando su effettivamente quanto avrei voluto pagare questa spesa, e quindi 55 euro ci può stare, di più sinceramente non avrei mai comprato, cioè, quindi ho approfittato giusto perché dovevo prendere comunque la carne, però in realtà la mia vera spesa effettiva, diciamo, di altre cose la dovrei comunque continuare a fare, ovvero poi principalmente mi mancherebbero cose di scatolame, perché comunque ho dato fondo anche alle scatolette tipo fagiolini, queste cose qua. Niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere anche voi se approfittate di queste occasioni ragionandoci un pochino su, anche se magari il posto dove vi propongono l'offerta non è quello che frequentate di solito. Niente, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!